Ok, Tommaso Solfrini ci spiega come si è svolto questo volo. Allora, dopo aver ottenuto l'autorizzazione di ENAC per quel che riguarda, diciamo, lo scenario e tutte le condizioni di lavoro, ovviamente l'ENAC ha richiesto, visto che siamo comunque in città e siamo comunque in presenza di assembramenti di persone, un cavo di ritenzione per ragioni di sicurezza di lunghezza approssimativa di 15 metri e ovviamente il cavo deve essere certificato. Fatto questo, noi abbiamo collegato il cavo a un sistema solido, che ovviamente in questo caso è una balaustra, ma può essere un plinto o qualsiasi altra cosa, solida, ovviamente ancorata bene a terra, e abbiamo effettuato il volo con una precisa, diciamo, checklist che prevede, diciamo, tutto quello che sono accorgimenti che permettono di far sì che il volo venga fatto con una sicurezza piuttosto alta, quindi fermi sulle eliche, abbiamo liberato, diciamo, tutte le diciamo armamenti di quelli che sono i gimbal e le parti, diciamo, payload, dopodiché abbiamo tolto i fermi elica, ovviamente già il drone era ancorato con questo sistema di ritenzione e abbiamo sbloccato motori, diciamo disarmato i motori, fatto le prove di corretto funzionamento a bassi giri e dopodiché siamo andati in volo. Questa è una procedura obbligatoria? È una procedura che abbiamo messo nel manuale delle operazioni, diciamo per quel che riguarda i controlli di prevolo, che spesso e volentieri vengono sottovalutati, ma sono quelli che poi fanno sì che un sinistro venga evitato, proprio perché vanno a controllare i punti più sensibili di tutto quello che Ok, quindi avete sviluppato una checklist. è. Sì, abbiamo costruito tutta una checklist che comunque chi conosce questo settore bene o male adotta, però è fondamentale che sia conosciuta anche e venga, diciamo, adottata quotidianamente ogni volta che si va in volo, perché può essere una volta che fa la differenza. E poi ovviamente questo è un caso importante e non volevamo rischiare di fare l'errore della vita. Ho capito. Come mai il cavo ha una parte più pesante? Allora, premetto che il cavo non è un cavo di ritenzione semplice, ma ha una prima parte che è semirigida, proprio per evitare che per eventuali flussi del movimento dell'aria dato dalle eliche ci possa essere un movimento, quindi è piombato ed è anche con un'anima in carbonio che permette di flettere senza rompersi, ma comunque non è completamente lento. Ed è fissato a terra con una catena per garantire, oltre che un peso, un pochino di zavorra gestibile con un po' di buffer, chiamiamolo così, di zavorra. Oltretutto anche più crea, diciamo, una zona in più, diciamo, di estensione che può essere utilizzata qualora il mezzo tenda ad andare, e quindi ovviamente poi la ritenzione può provocare di fatto un sinistro. Il cavo non reputiamo che possa essere sicuro per certi versi, perché comunque trattiene dall'allontanarsi un'eventuale perdita di controllo del drone, ma di fatto, proprio perché trattiene il drone, può provocare, se mal gestito o se l'operatore non ha la consapevolezza di quello che sta facendo, Potrebbe rischia. diventare il problema Sì, stesso. penso che comunque noi ci siamo adeguati a questa richiesta, che avevamo comunque visto lo scenario di buon senso, anche se siamo convinti che comunque il drone non sia fatto per essere tenuto al guinzaglio, passatemi il termine. Certo. Ha anche una parte elastica questo cavo? No. Non è richiesto, è un cavo che però deve avere una capacità e una certificazione di, diciamo, in termini di numeri tale da poter resistere a taglio, quindi è un materiale speciale Ah, Kevlar. ok. E ovviamente anche a una certa trazione che deve essere numericamente abbondante, proprio per evitare che la forza che può esercitare il drone vada a rompere in trazione il cavo. Ci sono vincoli su come deve essere fatto il nodo? Ovviamente ci sono dei nodi che sappiamo per certo che sono di fatto riconosciuti come validi e di solito sono quelli anche nautici, quelli più affidabili, che vengono utilizzati anche in campo di rilievo. Ho capito. Perfetto, vi ringrazio. Tommaso di Italdrone. Molto piacere, grazie a voi. Grazie.